Benvenuti al TG Acea, l'appuntamento settimanale che vi tiene informati sulle attività e i progetti del gruppo. Proseguono di pari passo le vaccinazioni per l'influenza stagionale e la terza dose contro il Covid. Acea è stata la prima multi-utility italiana a partecipare attivamente alle campagne di vaccinazione e non smette di dare il suo contributo con il proprio hub vaccinale. A livello nazionale, gli italiani sopra i 12 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino contro il Covid-19 sono oltre l'86%. Si è chiuso invece in settimana il secondo round di prenotazioni del vaccino antinfluenzale nell'hub vaccinale di Acea, con circa 800 prenotazioni complessive raggiunte. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, durante il lockdown erano 6,6 milioni gli italiani che lavoravano da casa. Ad oggi invece se ne contano 4 milioni. Il gruppo Acea si è dimostrato pronto nell'adattarsi al nuovo contesto, con in media oltre 3.000 persone, cioè il 60% dei lavoratori che hanno potuto operare a distanza. La sfida, secondo l'amministratore delegato Giuseppe Gola, è di riuscire a integrare lo spazio fisico con quello digitale. Per questo è stato avviato il programma Acea Work Lab. Tra le prime iniziative ci sarà il lancio di una survey che mira ad approfondire come stiamo vivendo il lavoro oggi e come vorremmo che fosse il lavoro del futuro. Fondamentale per la D la partecipazione di tutti i dipendenti, immaginando un futuro in cui il lavoro sia flessibile, inclusivo e sostenibile. È partito da circa un anno il piano per la sostituzione nella capitale dei contatori dell'energia elettrica con i nuovi misuratori smart di seconda generazione. In tutto saranno più di 2 milioni i misuratori installati, con un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro. Abbiamo intervistato sul progetto Giuseppe Testa, responsabile servizi commerciali e sistemi di operation technology per Areti S.p.A. Dottor Testa, ad un anno dall'inizio di questo interessante progetto, come sta andando e quali sono i risultati? Il piano di installazione dei contatori di seconda generazione procede spedito. Abbiamo già sostituito più di 320.000 contatori, completando il terzo e il nono municipio. Siamo a metà del quarto municipio e abbiamo già iniziato il quinto municipio. Procediamo ormai a circa 30.000 sostituzioni al mese. Tutto questo in un anno un po' particolare, dove ovviamente la crisi pandemica ha acuito alcune difficoltà operative. Basti pensare alle difficoltà che stiamo avendo per accedere alle abitazioni private e ai luoghi privati, oltre ovviamente anche alle difficoltà di natura logistica per l'approvvigionamento di alcuni accessori necessari alle installazioni, con la ben nota crisi dei trasporti internazionali. L'anno prossimo siamo ancora impegnati con queste sostituzioni, puntiamo a 350.000 sostituzioni nel corso del 2022, ma soprattutto ci concentreremo per lo sfruttare quelle che sono le innovazioni di questo contatore per migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti. Mi riferisco in particolare alla maggior consapevolezza dei consumi, alla velocità con la quale possiamo poi andare a completare le operazioni commerciali, volture, subentro, adeguamento di potenza, fino all'offrire la possibilità di offerte personalizzate con quelle che sono le esigenze del cliente. Per questa edizione è tutto, arrivederci alla prossima puntata del TG Acea.